Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Balneatori da tutta Italia sono accorsi oggi a Roma per discutere della mancata proroga delle concessioni demaniali. È stata una manifestazione molto partecipata. I rappresentanti hanno incontrato il governo, pronti a collaborare, hanno detto, ma non vogliamo soluzioni farlocche. Il servizio di Paolo Renzetti. Giornata romana per i balneari del paese dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha prorogato le concessioni fino al 2023. I balneari provenienti da tutte le regioni del nostro paese che ovviamente si affacciano sul mare sono arrivati a Roma. C'è stato questo pomeriggio l'incontro con il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Vediamo com'è andata. Non abbiamo bisogno di soluzioni. E va risolto subito. Noi siamo disposti, attrezzati, a fornire i contributi tecnici che loro vogliono. Se vogliono, i tre ministri hanno detto che oggi riferiranno al presidente Draghi. Io mi auguro che anche il presidente Draghi sia all'altezza. Ne sono certo. Che sia all'altezza della situazione e che anche lui comprenda che il Paese non ha bisogno di colpi di mano né di affidarsi a presunti cannelletti. Ora noi attendiamo fiduciosi. È stato un errore raccontare che era possibile fare delle proroghe di decenni. È stato un errore aggirare e non affrontare anche a muso duro l'Unione Europea e ora, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, dobbiamo trovare una soluzione seria che garantisca la storia delle imprese esistenti, che dia certezze ai lavoratori e soprattutto consenta al nostro Paese di valorizzare al massimo questo che è un vero patrimonio, è il nostro oro questo qui, e lo faremo e saremo al vostro fianco. Io sono qua non per una solidarietà formale, ma per la continuità sostanziale di una battaglia che ho sempre fatto a tutela di una risorsa italiana, di una specificità italiana, perché in altre parti d'Europa, salvo quelle del sud Europa come l'Italia, le spiagge non sono il luogo dell'accoglienza del turismo, forse non capiscono questa caratteristica italiana, e quindi noi vogliamo che il governo garantisca la continuità delle imprese, il valore delle imprese. Siamo qui per questo. La sentenza è molto ideologica e non tiene conto che in Spagna, in Portogallo, altrove ci sono norme molto più flessibili e tolleranti. Ed ora il bollettino Covid, sono 696 di età compresa tra 1 e 94 anni, nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in Abruzzo, 84 sono della provincia dell'Aquila, 198 della provincia di Chieti, 258 della provincia di Pescara, 130 della provincia di Teramo, 12 di fuori regione e per 13 sono in corso accertamenti circa la provenienza. I nuovi casi sono emersi dall'esame di 5.025 tamponi molecolari e 29.800 136 test antigenici per un tasso di positività appena inferiore al 2%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso. Si tratta di una 91enne della provincia di Chieti e sale a 2.631. 215 nuovi dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi aumentano di 482 unità. 160 pazienti, più 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 24, più 3 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 9.709, più 470 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. E dopo le elevatissime richieste di analisi dei tamponi nei giorni scorsi, il direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio, Liborio Stuppia, lancia l'appello per l'istituzione di 3 percorsi in base alle diverse priorità di chi si sottopone al test molecolare. Il servizio di Serenia Secondi. All'indomani dei 241 casi positivi al Covid che hanno catapultato Chieti al primo posto tra i capoluoghi abruzzesi con più casi di contagio, i dati dicono che un positivo su 2 ha contratto la variante Omicron.
contagio corre molto, tutte queste in realtà sono tecnicamente sospette Omicron, ma possiamo dire con certezza che sono reali Omicron, sono arrivate in pochi giorni a essere da casi isolati a metà dei contagi e quindi verosimilmente sono la causa di questo diffondersi dell'infezione sul territorio. Il CAS analizza 2.000 tamponi al giorno, anzi la metà dei tamponi di tutta la regione, c'è il rischio di sovraccaricamento, già si lavora in grande fatica, ma in vista del 31 dicembre cosa potrebbe accadere, cosa chiedete? Sì, in realtà stiamo lavorando oltre quello che sarebbe la soglia massima per quanto riguarda le attrezzature che abbiamo, perché grosso modo noi potremmo lavorarne 1.300 al giorno, quindi siamo decisamente sopra il numero. È chiaro che il problema grande è che ogni positivo poi si porta appresso la necessità di tracciare decine di persone che sono state in contatto e quindi decine di tamponi per i giorni successivi. Ora quello che succederà è che chiaramente ci aspettiamo per Capodanno un ulteriore aumento, ma il sistema così non regge. Ovviamente non regge, perché avere troppi tamponi vuol dire non riuscire né a refertarli in tempi utili e né poi a far fare il tracciamento dalla ASL in tempi utili, ma a quel punto si è persa totalmente l'utilità del sistema tampone. E si chiede anche una collaborazione ai cittadini, quindi cosa suggerisce e cosa devono fare i cittadini da oggi? Ma noi dovremmo arrivare ad avere dei percorsi diversi per i tamponi urgenti, quali per esempio il paziente che deve essere operato d'urgenza, per quelli che hanno avuto dei contatti e per quelli che invece fanno il tampone soltanto per precauzione. Ecco, quest'ultima categoria dovrebbe rivolgersi in prima battuta all'uso del tampone antigenico nelle farmacie o nei laboratori e poi solo in caso di positività vengono da noi per fare la conferma, perché altrimenti nel momento in cui sovraccarichiamo il sistema, purtroppo quello che succede è che si ha un rallentamento anche della refertazione del paziente che ha l'urgenza di avere il tampone perché sta male. Quindi purtroppo o creiamo dei percorsi differenziati per queste tre categorie o cerchiamo di non sovraccaricare il sistema. Quindi il mio appello è: tutti quelli che vogliono fare il tampone non perché hanno avuto oggettivamente un contatto ma solo per precauzione, per prudenza, facciano in prima battuta l'antigenico, perché altrimenti il sistema collassa. E sarà inviato domani dalle regioni un documento indirizzato al CTS che contiene una serie di richieste sulla gestione dell'autoisolamento, in cui si chiede l'azzeramento della quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quella con terza dose effettuata. Le modifiche auspicate, a quanto si apprende da fonti che hanno stilato il documento, sono necessarie alla luce di uno stravolgimento del sistema di contact tracing saltato in diversi territori e che rende appunto necessario un superamento delle attuali regole delle quarantene. E poi ancora questa mattina l'unità di crisi convocata dal direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha adottato alcune decisioni per far fronte all'aumento dei contagi. È stato disposto il divieto di ingresso negli ospedali per i visitatori in modo da eliminare possibili fonti di diffusione del virus. Per lo stesso motivo sono state istituite limitazioni anche per l'accesso degli accompagnatori. Potranno entrare solo coloro che accompagnano minori o invalidi. Si consiglia inoltre a coloro che devono accedere negli ospedali per sottoporre a prestazioni di diverso genere con prenotazione di munirsi di mascherina FFP2. Sul fronte dei vaccini si sta registrando una notevole richiesta nella domanda da parte dei cittadini e la ASL ha deciso di aprire un altro centro vaccinale attivo al mattino dalle 9 alle 13 nell'aula convegni del secondo lotto del Mazzini. Qui saranno disponibili da domani 300 slot al giorno. In definitiva a Teramo si potrà arrivare a inoculare 1.900 dosi al giorno, 300 al Mazzini con prenotazione, 1.300 al Parco della Scienza con prenotazione e altre 300 senza prenotazione. Le numerose richieste di tamponi arrivate alla ASL hanno messo in allerta il sindaco di Pescara Carlo Masci. Il primo cittadino, in vista del Capodanno, ha chiesto ai suoi concittadini una prova di maturità per evitare il boom di contagi dopo le feste. Stefano Recanati. Con l'aumento dei casi di Covid-19, corsa sfrenata al tampone, magari dopo aver avuto un contatto con un positivo, ma soprattutto in vista del Capodanno. A Pescara, come confermato dal sindaco Carlo Masci, la situazione è critica. Il primo cittadino ha spiegato come negli ultimi giorni si è superata la richiesta di oltre 1.000 tamponi registrati dalla ASL, un dato che rischia di paralizzare il sistema sanitario cittadino. Io sono molto preoccupato perché in questi giorni il virus si sta espandendo in tutta Italia
a dismisura, anche se in maniera meno aggressiva in termini di malattia rispetto al passato, ma questo dipende dai vaccini, dal fatto che tutti quanti noi ci siamo vaccinati e quindi il virus è meno aggressivo, però si sta espandendo, dobbiamo evitarlo e quindi dobbiamo evitare situazioni che possano creare contagio come quelle degli assembramenti, tant'è che noi abbiamo annullato tutte le iniziative del 31 e dell'1, ma io l'appello lo faccio anche ai cittadini, queste feste dobbiamo trascorrerle in famiglia con i prossimi congiunti, evitare incontri allargati, questo appello lo faccio anche perché la ASL me lo ha chiesto, in questi giorni l'hub dei tamponi è stato assalito, ha tenuto conto che ci sono anche le farmacie che stanno facendo tamponi da giorni, giorni e giorni, ma anche l'hub vaccinale dove si può andare soltanto su prenotazione, ha visto arrivare tantissime persone che hanno chiesto di vaccinarsi perché evidentemente le persone sono preoccupate. Di quello. A proposito, lei ha chiesto quanto più possibile di restare a casa, potrebbe essere definito un lockdown indiretto quello richiesto dal sindaco? Io dico che dobbiamo stare in famiglia, dobbiamo stare con i prossimi congiunti, è chiaro che chi non può stare in famiglia e deve andare al ristorante che lo faccia con le persone più vicine possibili. E ora chiudiamo la parentesi ampia dedicata al Covid, andiamo su un altro argomento, si accende la discussione sul bilancio di previsione 2022 della Regione Abruzzo, per il centro-sinistra si tratta di un documento illegittimo, il centrodestra replica scaricando le responsabilità della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla precedente amministrazione regionale. Vediamo il servizio. Scintille tra maggioranza e opposizione sul bilancio di previsione 2022 della Regione Abruzzo e sul pluriennale 2022-2024, documenti che sono all'attenzione del Consiglio regionale come di consueto negli ultimi giorni dell'anno solare. Centrosinistra stamani all'attacco della Giunta Marsilio perché il bilancio viene ritenuto illegittimo e con forte disavanzo. Un bilancio illegittimo, manca il piano di rientro, un bilancio che non vede più la possibilità della riduzione delle tasse, viene meno la programmazione e soprattutto la promessa del governo Marsilio e tutto ciò perché hanno prodotto disavanzo in sanità con oltre 100 milioni di euro di mobilità passiva e quindi migliaia di abruzzesi che vanno a farsi curare fuori e tutto ciò nonostante le centinaia di milioni di euro aggiuntive che lo Stato ha trasferito proprio per la sanità. Ecco perché contestiamo profondamente questo bilancio di previsione che pure nasceva sotto diversi auspici. Questa annualità vedeva chiudersi tutto l'ammontare delle cartolarizzazioni grazie al piano di rigore che era stato portato avanti nella scorsa legislatura. Ebbene, degli oltre 41 milioni di euro di risorse in più disponibili per le cartolarizzazioni, nulla andrà all'abbattimento delle tasse, nulla andrà per il sociale e per i trasporti e tutto purtroppo sono andate per quanto riguarda le leggi mancia e le leggi omnibus. Non possiamo che essere contrari a questo tipo di bilancio. Non si è fatta attendere la replica del capogruppo di Forza Italia ed ex assessore regionale Mauro Febbo. Ha dell'incredibile, ribatte Febbo, quello che oggi il centro-sinistra viene a raccontare. Abbiamo detto e ridetto che questo bilancio è provvisorio perché risente, e non poteva essere diversamente, della sentenza della Corte Costituzionale. Una sentenza che ha delle responsabilità precise e individuate nella posizione di scontro e conflittualità voluta dall'arroganza del duo d'Alfonso Paolucci che ha portato la Corte dei Conti a impugnare il bilancio 2018, unico caso tra le altre quattro regioni nelle stesse condizioni della nostra e che, anche loro, hanno deciso di spalmare il debito pregresso in 20 anni e non in 10. Abbiamo detto e ridetto che è aperta una interlocuzione con il massimo organo di controllo per superare le motivazioni che hanno portato alla decisione. Tutto il resto, conclude Febbo, sono le solite litanie e chiacchiere di chi deve nascondere le responsabilità di questa incredibile e imprevista situazione, peraltro arrivata a 10 giorni dall'approvazione dello strumento contabile. Critiche al bilancio sono state mosse anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Non si comprende la provenienza delle entrate e soprattutto la spesa che sosterrà la Regione Abruzzo. Siamo al buio senza conoscere i capitoli di spesa. La sentenza della Corte Costituzionale, conclude Pettinari, pone in risalto una precisa responsabilità del governo di centrodestra che avrebbe dovuto incrementare gli investimenti.
Indagini concluse circa l'appalto pilotato della ASL di Pescara da 11 milioni di euro aggiudicato alla cooperativa La Rondine di Lanciano. Nel registro degli indagati resta un unico nome, quello del DG Ciamponi, indagato per corruzione, Giuseppe Dintino. Indagini terminate, Ciamponi resta l'unico indagato e ora bisognerà capire se ci sarà il rinvio a giudizio o la richiesta di archiviazione. L'inchiesta è quella dell'appalto della ASL di Pescara per la gestione di residenze psichiatriche extraospedaliere. La gara, da 11 milioni di euro, era stata aggiudicata alla cooperativa La Rondine di Lanciano del consorzio SGS. A seguito del suicidio in carcere a Vasto di Sabatino Trotta, soggetto chiave della vicenda, l'inchiesta si è sgonfiata. Cancellati dal registro degli indagati i componenti della commissione di gara Antonio D'Incecco e Anna Rita Simoni, che però saranno chiamati a testimoniare. E con lo stralcio delle posizioni di Domenico Mattucci e Luigia Dolce, rispettivamente presidente e coordinatrice della cooperativa, i quali hanno deciso di collaborare e formalizzeranno il patteggiamento a 2 anni di reclusione, resta ora un unico indagato, il direttore generale dell'azienda sanitaria pescarese Vincenzo Ciamponi. Il reato contestato dai PM Benigni e Sciarretta è quello di corruzione, in quanto avrebbe asservito la funzione pubblica agli interessi privati di Mattucci e Dolce, sostengono gli inquirenti, per denaro e altre utilità. Mattucci infatti tramite la Dolce avrebbe consegnato un orologio prezioso e 8.000 euro a Trotta, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL, il quale a sua volta li avrebbe dati a Ciamponi, che ci avrebbe acquistato una Fiat 500. Quando Mattucci tirò in ballo Ciamponi, quest'ultimo diramò un comunicato in cui rivendicava la legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto, in quanto la gara era stata sottoposta a rigorosa e approfondita istruttoria da parte degli uffici competenti della ASL e di un legale esterno. 4 giorni dopo, gara annullata dalla ASL per gravi illeciti professionali, è scritto nella delibera firmata da Ciamponi, in quanto la gara perseguiva interessi privati e non pubblici. Oltre alla questione che coinvolge il direttore generale, vi è poi il filone politico dell'inchiesta, per cui però non c'è alcun indagato. Trotta, che era anche un esponente di Fratelli d'Italia, si sarebbe recato a Roma, accompagnato dalla Dolce, viaggio questo confermato dalle intercettazioni, per consegnare 10.000 euro a uno dei vertici del partito, probabilmente un funzionario ministeriale, che però non è mai stato individuato, poiché mentre Trotta si recava all'appuntamento, la Dolce era rimasta a passeggiare per le vie della capitale. Secondo l'accusa, Trotta stava tramando una scalata all'interno di Fratelli d'Italia, sponsorizzata dalla cooperativa lancianese da circa 700 dipendenti e 10.000 assistiti. La Guardia Costiera di Giulianova, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Pescara, ha eseguito numerosi controlli e sanzionato diverse attività illecite in materia di pesca nell'operazione complessa nazionale denominata Atlantide. Nell'ambito degli oltre 50 controlli e ispezioni condotte sono stati riscontrati illeciti che hanno portato al sequestro di oltre 60 kg di prodotto ittico per un totale di 13.000 euro di sanzioni elevate. Nel dettaglio, riscontrate irregolarità in materia di tracciabilità del prodotto ittico in alcune pescherie nel Teramano e Rosetano, oltre che in ristoranti giuliesi e di Alba Adriatica. Rinvenuti inoltre in ambito portuale circa 30 kg di esemplari di pesce spada, di cui alcuni sotto misura, opportunamente occultati a bordo di un'autovettura privata che probabilmente sarebbero stati destinati alla ristorazione. Sanzionati in questo caso conducente dell'auto e comandante del peschereccio da cui proveniva il prodotto non dichiarato. Le associazioni ambientaliste, tra le quali CAI, Italia Nostra e WWF, si oppongono decisamente alla proposta che arriva dalla provincia di Teramo di realizzare una nuova strada tra il casello dell'A24 e i Prati di Tivo. La proposta alternativa delle associazioni è quella di recuperare vecchi sentieri da adattare a rete escursionistica. Tania Bonici Castelli. Irricevibile la proposta di una nuova strada tra il casello dell'A24 e Prati di Tivo. Nasce il comitato No Strada Panoramica, sì sviluppo sostenibile, promosso da Comitato Locale Sant'Andrea Verde, CAI, Italia Nostra, Mountain Wildness e WWF. Le associazioni chiedono un confronto sullo sviluppo sostenibile delle aree interne.
Noi riteniamo che non possa essere la soluzione dello spopolamento della montagna a realizzare l'ennesima strada per arrivare prima ai prati di Tivo, ma bisogna trovare invece la possibilità di avere un'offerta credibile di questo territorio, e che questo si può fare soltanto recuperando quella che è la valenza naturalistica proprio di questa montagna. Peraltro vogliamo far notare come questa strada sarà veramente difficile che possa mai essere autorizzata, perché si tratta, almeno nell'ultimo tratto appunto di strada, di percorrere quelle che è una delle zone più protette d'Europa, perché non soltanto un parco nazionale, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, ma è anche una delle zone che rientra nella rete Natura 2000, quindi tutelata dall'Unione Europea su proposta proprio della Regione Abruzzo e dello Stato italiano. Secondo noi è sbagliato insistere su un modello di sviluppo di turismo degli anni 70, ma bisogna assolutamente trovare qualcosa di nuovo se vogliamo effettivamente combattere lo spopolamento della montagna. Il Comitato ha un'alternativa alla proposta della provincia di Teramo e chiede di aprire un confronto pubblico sul futuro delle montagne teramane. Per farlo propone un programma di progetti dal nome Montagnone, la montagna che unisce, che si basa su interventi di recupero di vecchi sentieri da adattare a rete escursionistica ciclopedonale, che costituirà l'ossatura su cui mettere a punto un'offerta turistica di livello nazionale. La nostra proposta è appunto quella di creare in questo comprensorio un'offerta turistica legata al recupero di quelle che sono le valenze naturalistiche, quindi recupero dei sentieri che ci sono e che possono essere riadattate, si può fare manutenzione, collegando quindi tutti i paesi che sono lì presenti, offrendo quindi per ogni paese quelle che sono le valenze naturalistiche, culturali e ambientali appunto di quei determinati luoghi, e proponendo quindi questo come pacchetto turistico completo, piuttosto che continuare appunto a puntare semplicemente sul turismo invernale legato allo sci, che ormai mostra tutta una serie di problemi che peraltro sappiamo benissimo non riesce neanche a tenere a garantire l'apertura della stazione sciistica e Prati di Tivo. La TUA ha presentato questa mattina a Pescara 5 autobus full electric. Il nuovo parco mezzi servirà a decongestionare il traffico lungo le arterie centrali delle città di Pescara e Montesilvano, oltre che a incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico. Gli autobus sono stati acquistati dal comune di Pescara, che ha espletato la gara di appalto ed è proprietaria dei mezzi, i quali saranno in dotazione della TUA. Vediamo. Favorire il passaggio degli utenti dal mezzo privato verso il mezzo pubblico e ridurre le emissioni del mezzo pubblico, quindi una doppia esternalità positiva, meno macchine e autobus non inquinanti. Questi gli obiettivi principali di TUA, ma anche dei comuni di Pescara e Montesilvano, dopo l'arrivo di 5 nuovi autobus elettrici che entreranno a regime nei primi mesi del prossimo anno. I Rampinale E80 di ultima generazione sono a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, con ricarica in marcia. Il primo utilizzo sarà per larga parte su sede regolata, anche se il tutto per ora rappresenta una via sperimentale. Oggi il secondo giro di prova da Pescara a Montesilvano, con tempo di percorrenza di circa 10 minuti. E l'avvio della mobilità elettrica vera sarà con gli autobus 18 metri, che poi saranno quelli che vengono chiamati filobus, ma di fatto sono dei full electrics che si ricaricano durante il tracciato, e quindi ciò fa in qualche modo depotenziare anche il discorso di impianto fisso, di filovia, di opera impattante. Secondo i vertici di TUA, il primo test importante sarà in estate, quando centinaia di migliaia di turisti torneranno ad affollare i centri di Pescara e Montesilvano. Assolutamente sì, è un obiettivo soprattutto che verrà testato in estate, quando il numero e la popolazione sia di Montesilvano che di Pescara rischiano di raddoppiare, e quindi naturalmente in quel contesto l'utilizzo di questi autobus, che per dirne una soltanto hanno aria condizionata differenziata per il guidatore e per i passeggeri, creeranno una condizione di vivere meglio la città in un periodo particolare come l'estate. Continua la marcia di Pescara e dell'area metropolitana in generale verso la transizione ecologica. Sì, grazie per questa considerazione, è proprio così, è un tema di questa amministrazione, è un tema che sta portando avanti il mio assessorato, ovviamente non solo mezzi pubblici che sono comunque fondamentali, ma anche intermodalità, anche micromobilità, tutto quello che ormai i pescaresi sanno utilizzare in maniera magistrale. Nel prossimo servizio parliamo del lunario di Chieti, l'almanacco in dialetto teatino. Vediamo. Si ripete anche quest'anno la tradizione con l'appuntamento immancabile del lunario, che è il calendario che tutti gli anni ci ricorda il legame di Chieti a determinati riti e a determinate tradizioni. Ugo Iezzi, quali sono le rubriche fisse quest'anno?
Le rubriche sono sempre le stesse, dalle curiosità più lontane alle identità più vicine, ecco perché abbiamo deciso di dedicare questo calendario ad Achille, al fondatore della nostra città. Per cui questo calendario è un pezzo unico, ancora di più con Achille, è un pezzo raro che gira in tutto il mondo ed è una specie di talismano, talismano della buona tavola e della buona compagnia, per diciamo, dare più forza a questa squadra che oramai gioca molto più fuori casa che in casa. Prossimo anno saremo chiamati da Tollo, quindi dedicheremo il prossimo lunario al vino, perché abbiamo la fortuna del presidente nazionale di Città del Vino, che è il sindaco di Tollo, Angelo Radica, che, come dico io nelle nostre riunioni, è l'usino che più fregna d'Abruzzo. Il lunario non viene acquistato, non viene venduto, viene distribuito in tutto il mondo alle associazioni degli abruzzesi e molisani del mondo e in più alle associazioni diciamo, cittadine e non, che si occupano diciamo, delle tradizioni, perché nel lunario ci sono due pezzi forti, il dialetto e il fumetto. Il primo settore viene curato in maniera strabiliante da Mario D'Alessandro, il secondo settore, cioè il fumetto, viene curato invece da Passepartout, ovvero Gianfranco Tartaglia. Pagina dello sport, domani l'atteso incontro tra l'amministratore giudiziario e la dirigenza del Teramo per l'ok ad una operatività maggiore da parte della società biancorossa, ma è anche il momento di fare valutazioni programmatiche in vista di una rincorsa alla salvezza tutt'altro che agevole. Jacopo Forcella. L'incontro di domani tra la dirigenza del Teramo e la curatela potrebbe restituire ossigeno alle casse sociali che hanno un'autonomia decisamente limitata. Sarà uno snodo cruciale anche in relazione al fatto che ci sarebbe un mercato alle porte e la regolarizzazione dei contributi federali che la pandemia aveva sospeso, ma che adesso vanno onorati. La questione, che sembra un fatto meramente burocratico, è invece concreta perché rischia di limitare ancora di più i movimenti del diavolo qualora non arrivasse l'ok da parte della curatela. In più ci sono quelle sanzioni che pendono come una spada di Damocle in relazione al passaggio di quote societarie, che saranno argomento dal 3 gennaio in avanti. L'eventuale penalizzazione in classifica infatti metterebbe ancora più in difficoltà una squadra già provata dal momento complicato in campionato, mettendola di fronte allo spettro di una rincorsa per di fiato quando riprenderà il torneo. Le operazioni di mercato saranno anche complice la lista dei 24 di cui tenere di conto a saldo pari, nel senso che entreranno giocatori nel momento in cui qualche altro giocatore lascerà la casella libera da riempire. Ecco perché in questo gioco di incastri le priorità vanno analizzate immediatamente partendo dal sistema di gioco prescelto. È evidente che il Teramo con tre portieri ne ha certamente uno di troppo. Ha due esterni a sinistra ma entrambi giovani e una concorrenza a destra tra Buai e Osmanovic, che rischia di portare l'ex casertana spesso fuori ruolo o relegare il giovane talento scuola Roma troppo in panchina. Ci sarebbe bisogno di una distribuzione delle forze più omogenea, così come a centrocampo, dove il Teramo deve fare una scelta: attendere gli infortunati di lungo corso con Cucurullo, che sembra però arruolabile già ad inizio anno, oppure lasciare che Lombardo e Rossetti trovino altre strade. Il primo non ha convinto, il secondo è stato indisponibile per quasi tutto il girone d'andata, ma adesso è arrivato il momento soprattutto di dare un segnale di compattezza e chiarezza a quella che la tifoseria ha richiesto a gran voce dopo l'ultima scoppola contro la Virtus Entella. Andare avanti con una prospettiva limitata non giova a nessuno, men che meno al gruppo che Federico Guidi sta allenando in questi giorni prima del rompete le righe di Capodanno. Conoscere le linee programmatiche, benché in una condizione di oggettiva difficoltà, può dare una mano all'organico. Senza una prospettiva il Teramo rischia di diventare una nave tra le onde tempestose di un campionato già complicato di suo. Chiudiamo con il ciclismo. Anche nel 2022 il Giro d'Italia sarà in Abruzzo, due frazioni, con l'arrivo sul Blockhaus domenica 15 maggio, poi il giorno libero e la ripartenza da Pescara martedì 17 maggio. Per l'assessore regionale allo sport Liris, la conferma della credibilità dell'Abruzzo verso gli organizzatori e dell'attenzione rispetto ai grandi eventi sportivi. Ascoltiamolo. Quando tutti hanno fatto un passo indietro ne abbiamo fatti più di uno in avanti, e
siamo risultati essere credibili nei confronti degli organizzatori, RCS, in primis tutta la macchina attorno al Giro d'Italia, perché stiamo parlando del Giro d'Italia, ma potremmo parlare anche di tanti altri eventi, grandi eventi. E se ad oggi possiamo godere di questa fiducia è perché abbiamo dimostrato di essere affidabili nei momenti di difficoltà. Per essere semplicistici, se l'Abruzzo è stato credibile, affidabile, ha mantenuto la parola, gli impegni, la capacità organizzativa in momenti in cui era difficile farlo, figuriamoci quando saremo tutti fuori dal tunnel e quando le possibilità saranno diciamo performanti per tutti. Dopo un Giro d'Italia, quello dell'anno passato, rivolto per di più alle aree interne, diciamo così, con tre tappe che hanno visto protagonisti i parchi, le nostre montagne, dell'Abruzzo interno, era importante dare una risposta anche alla parte costiera, con in particolar modo la ripartenza da Pescara. Pescara lo rivendicava con forza, era importante una bella partenza da Piazza Salotto, che mancava da tempo immemore nella nostra regione, così come farà selezione l'arrivo sul Blockhaus, e stiamo portando a delle ricadute economico-sociali sui territori molto impattanti in senso positivo, ricadute che saranno sempre più grandi man mano che come regione, ma come nazione, ma come mondo, anche e soprattutto per me che ci credo da morire come medico nella copertura vaccinale, saremo capaci di uscire da quel tunnel di cui tu parlavi prima, che non è soltanto un tunnel sanitario, ma è stato un tunnel di deficit psicologico, di deficit sociale. Ecco perché c'è una gran voglia di tornare a vivere, a fare vita, e fare vita significa innanzitutto fare sport. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG6 delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.